Per Anders, che il mondo ci sia per l'uomo vuol dire qualcosa di molto simile, qualcosa dunque di artificiale e discutibile. Ed è un possibile significato metaforico dell'antropocentrismo, ma che l'uomo ci sia per il mondo è una nuova ed ulteriore forma di antropocentrismo. A contare il mondo, un'idea gretta e riduzionistica del mondo, non più l'uomo. Non vi è alla base una rivoluzione ecologistica dello sguardo, tutto al contrario. La visione più materiale, atomistica, impoverita, possibile della natura è la matrice di questo approdo. E in questa visione rimetterci è l'uomo stesso, che in siffatta rappresentazione inaridita della natura pure rientra. Nella sua visione tradizionale, l'antropocentrismo conferiva centralità all'uomo e leggeva il mondo in relazione a tale primato. Il nuovo antropocentrismo non rimette in discussione la centralità dell'uomo. Sarebbe perfino una facile alternativa. A rimanere focale è sempre l'uomo, con l'aggravante di una mutazione della scala di valori in senso reificante e violento. L'uomo si riduce a cosa? Perché ad avere valore non è l'essere umano, ma il mondo delle cose. L'uomo c'è per il mondo e c'è per il mondo delle cose. L'idea che l'essere umano sia libertà, creatività, che l'essere umano sia capacità di dar vita a qualcosa di nuovo, come sostiene Anders, e con lei Anders, è andata perduta. L'idea si immiserisce pur restando però al centro. L'uomo è centrale ma subordinato. È il fulcro, ma mera materia e mortificazione inevitabile, perché non riuscirà mai a essere fino in fondo una cosa. Il punto di arrivo ultimo di questa trasfigurazione dell'idea di uomo è simbolicamente l'immagine dell'uomo come tutta materia. L'immagine più alta che l'uomo può avere di se stesso è l'immagine di un uomo reificato. Dal testo di Marina La Latta, Costerbosa, Gunther Anders, Atomica, Vergogna, Totalitarismo Tecnologico, Discrepanza Mostruoso, di Rivi e Prodi, casa editrice.